io sono molto curioso di sapere quello che voi avete provato, magari visto nel progetto a Vienna, e quali sono state le vostre considerazioni o magari le emozioni che voi avete provato visitando questi posti. Io assieme al mio gruppo abbiamo avuto l'incarico di parlare del campo di piscina di Sigmund Schelberg della Prima Guerra Mondiale. Assieme a noi abbiamo avuto un accompagnatore chiamato Francesco Nicolini, che ha scritto un libro su questa storia. Del campo originale è rimasto solamente una torretta e una capanna, per questo non colpisce visivamente tantissimo. È inoltre presente un cimitero dedicato al nonno di Francesco Nicolini e alla moglie Maria, e l'ambulanza è stata presentata dal sindaco della città di Sigmund Schelberg. All'interno del cimitero ci sono diverse lapidi in ricordo delle persone che sono morte nel campo. Inoltre Francesco Nicolini ci ha fatto osservare che ci sono delle viole cosparse nel terreno e secondo lui indicano tutte le vittime che ci sono state appunto nel campo. Per quanto riguarda il campo di prigionieri di Sigmund Schelberg, mi ha colpito molto il fatto che nel cimitero l'unica cosa che è rimasta nel campo siano cresciute molte viole e molte margherite. Per quanto riguarda il resto, molto toccante è stato anche l'intervento del sindaco, che ha dedicato il cimitero al nonno di Nicolini, il nostro accompagnatore in questo viaggio. L'impressione è stata molto diversa rispetto al campo della Seconda Guerra Mondiale, in quanto questo era un campo di prigionia e ovviamente i prigionieri venivano trattati in un'altra maniera e i morti sono stati anche molto inferiori, più di 3.000, di cui solo 2.000 italiani. Durante la visita al Sigmund Schelberg che abbiamo fatto grazie al viaggio di istruzione in Austria, mi ha colpito moltissimo il cimitero che abbiamo visitato, grazie al fatto che lì sono stati sepolti 2.000 e passa italiani. Mi ha colpito moltissimo anche il monumento realizzato nella cappella, che è stato creato da un italiano che è morto subito dopo e quindi si è creato un monumento da solo. Per quanto riguarda il campo di prigionia di Sigmund Schelberg, la cosa che colpisce di più non è tanto il vederlo, poiché dal punto di vista prettamente visivo non c'è praticamente nulla, ma quando si arriva al cimitero, che è già abbastanza nascosto di suo, essendo piccolo, sapendo che ci sono concentrate migliaia di morti, si è praticamente dimenticati, soprattutto con l'Italia, mentre dovremmo ricordarli poiché ci sono più di 2.000 italiani sepolti in quel luogo. Invece a me di Sigmund Berger ha colpito particolarmente il fatto che ci potessero stare moltissime persone, moltissimi prigionieri, che infatti fosse un campo di prigionia molto, molto grande. E mi ha colpito molto il fatto che il campo fosse organizzato in corsi che i prigionieri potevano seguire, solo che le condizioni di vita erano pessime. Dall'inverno, che le cui temperature potevano scendere anche a meno 20 gradi centigradi, alla scarsità di cibo che non c'era neanche per gli austriaci e quindi figuriamoci per i prigionieri. Secondo me è giusto onorare, ma soprattutto ricordare il cimitero, perché in Italia è veramente sconosciuto. Il 13 aprile ci siamo diretti a Mauthausen, campo di sterminio della Seconda Guerra Mondiale, che fu eretto nel 1938 su una collina vicino a Linz. Al suo interno persero la vita oltre 120.000 persone. Adiacente al campo c'era una cava dove lavoravano i prigionieri dello stesso, e i materiali che ricavavano da essa venivano impiegati per costruire il campo e successivamente anche gli edifici sul Danubio. Il 5 maggio 1945 il lager fu liberato dai soldati americani, che videro ciò che era rimasto al suo interno. Ci ha colpito molto proprio questo campo perché fin quando non lo vedi coi tuoi occhi fai fatica a comprendere ciò che accadeva al suo interno. Soltanto vedendolo puoi capire la sofferenza e l'umiliazione subite da persone innocenti. I prigionieri appena arrivati al campo
venivano fatti spogliare dei loro averi e dopodiché venivano fatti portare nelle docce dove si lavavano e si radevano i capelli a zero per evitare delle malattie o i pidocchi. La cosa che mi ha colpito di più è stato come trattavano i prigionieri. Basta pensare che potevano essere uccisi o torturati così facilmente. Per esempio, potevano essere uccisi se non rispondevano al loro numero di appello che erano tenuti a imparare. E così andavano a fare delle lezioni di tedesco per imparare appunto la lingua in cambio di cibo e sigarette. E quindi facendo così mangiavano pochissimo, 600 kcal al giorno. E la cosa più sconcertante è che pesavano praticamente 35 kg ed erano magrissimi. Poi anche persino dentro le baracche venivano fatti dormire in 15 sul letto, quindi una situazione inimmaginabile. Questi erano tenuti a morire facilmente. Ciò che più mi ha impressionato sono stati i vari metodi con cui i prigionieri venivano uccisi a Mauthausen. Prima tra tutte era la morte, che sopraggiungeva per fatica e fame. Poi i maltrattamenti delle guardie e infine, quando gli internati erano troppi, venivano uccisi nelle camere a gas. Inizialmente i cadaveri venivano gettati in fosse comuni, successivamente bruciati nei forni crematori. Un'altra cosa che ho capito grazie al viaggio della memoria è la differenza tra campo di prigionia e campo di concentramento. Nel primo i detenuti morivano di fame perché c'era una povertà generale, anche tra le guardie stesse. Nel secondo i prigionieri venivano uccisi volontariamente con lo scopo di sterminare e guadagnare. Mi ha impressionato il fatto che il campo di concentramento venne costruito su una collina e non in un bosco come gli altri campi. E questo venne fatto in tal modo che la gente potesse vedere il campo. E nonostante tutto ciò nessuno aveva il coraggio di parlare perché avevano paura per la loro vita, tranne alcuni che facevano resistenza ma venivano incarcerati e trattati come gli altri dentro il campo. A sinistra dell'ingresso si trovava l'albero salice piangente. Vicino c'era il campo dei malati, il campo sportivo degli SS. I malati venivano chiusi in quel settore per non causare malattie, la diffusione di malattie, e questi venivano lasciati senza cibo né acqua e così sopraggiungeva la morte. I memoriali, come dice il loro nome, servono per far tornare alla memoria della gente i simboli che rappresentano. Fuori dal campo di Mauthausen ve ne sono di grandi e di piccoli, ma comunque ricchi di significato. Ogni monumento appartiene a un paese diverso e deve sta a significare che la disgrazia di quelle genti appartiene a tutto il mondo. Il monumento sul quale ci siamo soffermati di più è il monumento italiano, che è un muro composto di due facce. Sulla prima faccia vi sono foto, scritte, nomi, fiori e lastre di pietra, mentre nella seconda parte vi è una scritta che recita: agli italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono. E questo sta a significare che tutta la gente che fu in questo campo non perse solo la loro vita ma anche i loro sogni e la loro dignità di uomo. Infine ci sono altri memoriali che mi hanno colpito, per esempio è il monumento che rappresenta il menorah ebraico, sul quale sono posizionati anche dei sassi che sono stati messi dai visitatori del campo per simboleggiare la gente che morì qui. Infine ce n'è un altro che rappresenta uno scivolo di legno ed è stato a significare i bambini che morirono all'interno di questo campo. Il primo museo che abbiamo visitato a Vienna è stato il Museo dell'Arsenale,
Questo tratta di vari argomenti sempre inerenti alla guerra, ma la nostra visita è stata concentrata sulla Prima Guerra Mondiale. Infatti, appena entrati insieme alla nostra guida, abbiamo ripercorso le tappe principali di questa. La prima è il 28 giugno del 1914 con l'attentato di Sarajevo, nel quale fu assassinato Francesco Ferdinando d'Asburgo a bordo della sua vettura che è presente all'interno del museo. All'interno di questo erano presenti anche molte medaglie e divise austriache. Gli ufficiali infatti desideravano averne sempre di più belle e appariscenti. Andando avanti con la visita, una cosa che mi ha colpito molto è stato questo enorme cannone che abbiamo visto, che sparava un grande proiettile in aria che si distruggeva e lasciava cadere delle pallottole, circa 2500. Essendo così grande, veniva trasportato su rotaie, il che non era molto pratico, quindi non veniva utilizzato molto spesso. Finito il settore dedicato alla Prima Guerra Mondiale, siamo passati appunto a quello dedicato alla Seconda. Ciò che mi è rimasto in mente è tutti i cimeli appunto rinvenuti, le varie ricostruzioni, comunque dei vari veicoli, delle navi, dei sottomarini che appunto erano presenti durante questa grande guerra. Inoltre erano esposti anche molti oggetti, tra cui medaglie, armi, divise. Comunque ci siamo imbattuti in altri settori appunto del museo che trattavano di altri periodi storici che purtroppo non siamo riusciti ad approfondire per la mancanza di tempo. Dopo la visita all'ex campo di prigionia abbiamo visitato il museo ferroviario, dove abbiamo potuto osservare vari oggetti riguardanti il campo e anche un modellino su misura. Mi hanno colpito maggiormente le due stanze, una dell'ufficiale benestante e l'altra di un internato. La differenza tra le due stanze era notevole, perché nella stanza degli ufficiali c'era un letto ben fatto, una scrivania con uno specchio e un tavolo, dove sopra ci riporrevano le loro cose, mentre nella stanza dei ranghi inferiori c'era soltanto un letto, all'apparenza molto scomodo, con un piccolo comodino. Quindi il rango all'interno del campo determinava un'evidente differenza come al di fuori. Una cosa che mi ha colpito molto del Museo della Ferrovia è stato il modellino in scala del campo di prigionia di Düsseldorf. Mi ha colpito molto perché non avrei mai immaginato l'estensione di questo campo guardando dai campi invece dove siamo passati. Infatti, passando per questi, nessuno avrebbe mai pensato che durante il periodo della Prima Guerra Mondiale ci fosse stato un campo di prigionia. Mi hanno attirato anche le varie divise che c'erano nel museo e le molteplici banconote che usavano solo all'interno del campo. Dopo aver visitato diversi musei inerenti alle guerre, siamo andati a vedere il Museo delle Belle Arti a Vienna. L'artista principale a cui è ispirato il museo è Klimt, in particolare con la sua opera più celebre, Il Bacio. Dentro al museo erano esposti altri artisti più o meno famosi, tra cui uno era Monet. Il museo mi è piaciuto anche perché dopo aver visitato il campo di Mauthausen, che mi aveva lasciato una grande tristezza, vedere delle opere d'arte mi ha risolto da quei pensieri.